Era la prima volta che partivo per l'estero per rappresentare l'Italia ed erano i campionati europei di Berna. È stato molto emozionante perché non mi aspettavo di vincere le medaglie, né una ma soprattutto neanche due. È stato ancora più emozionante perché sono partita a Gossara, che è la mia compagna con cui mi alleno tutti i giorni. L'Accademia di Roma è diversa da quella di Milano e di Brescia perché si trova all'interno del centro preparazione olimpica dell'Acqua Acetosa. Ed è un bel posto perché ci sono anche altri sport come ad esempio la scherma, il triathlon, l'atletica, ma la cosa più bella è che c'è la scuola calcio di Roma, infatti io anche tifo Roma. In questo centro ci si accede per convocazione, in base ai risultati che ho ottenuto alle gare precedenti. Noi quando entriamo ci alleniamo tutti i giorni, tutte le mattine, tutti i pomeriggi. Noi arriviamo in palestra verso le 8:15, 8:30 per poi cominciare alle 9. Iniziamo e prima facciamo un po' di stretching e poi facciamo il riscaldamento perché è importante, perché se no i muscoli non si scaldano e poi ci facciamo male, ci strappiamo. Poi facciamo un potenziamento che è veramente una cosa pesante a dire poco. Durante la settimana facciamo due diversi tipi di potenziamento, il lunedì, il mercoledì e il venerdì facciamo un circuito veramente pesante, formato da 18 stazioni e non finisce più. E poi facciamo, dopo il potenziamento, facciamo gli addominali e alcune volte li facciamo anche con la musica, quindi siamo un po' più contenti perché andiamo a ritmo. E poi facciamo le verticali, veramente quelle sono anche loro pesanti. Mentre il martedì, il giovedì e il sabato facciamo un altro potenziamento che è molto più leggero. E poi dopo passiamo agli attrezzi, ci dividiamo in dei gruppi. Adesso che siamo pochi in palestra abbiamo soltanto un gruppo. Poi iniziamo gli attrezzi verso le 10:30 e finiamo verso l'1:15. Poi abbiamo la pausa dall'una alle due, dove abbiamo il tempo di mangiare. Dalle 2 alle 5 facciamo il secondo allenamento. Nel secondo allenamento facciamo all'inizio sempre il riscaldamento e poi andiamo ai tre attrezzi che sono le parallele e la trave che le ripetiamo e poi facciamo il trampolino.
A parallele a trave, il pomeriggio solitamente facciamo gli elementi in studio che poi potremmo mettere nell'esercizio, mentre a trampolone facciamo gli elementi in studio che poi andremo a provare nel corpo libero. È importante nella ginnastica studiare nuovi elementi per poi metterli negli esercizi, perché bisogna aumentare sempre di più la nota D e fare degli esercizi sempre più complicati, sempre più difficili, soprattutto per noi junior che poi con il tempo diventiamo senior. E è bello e divertente fare degli elementi nuovi, perché certo la prima volta hai paura, poi ti vengono, dici ok, sembro la Biles perché riesco a fare magari un doppio avvitamento al volteggio, poi invece quando non ti vengono rosichi, ti viene da piangere e dici ok, posso smettere, basta. All'Accademia di Roma noi ci alleniamo con Mauro Di Rienzo e Chiara Ferrazzi. Chiara Ferrazzi è stata un ex atleta della nazionale italiana, mentre Mauro Di Rienzo è il responsabile dell'Accademia di Roma. Chiara si specializza soprattutto sulla trave, mentre Mauro è specializzato sulle parallele, sul volteggio e sul corpo libero. Mentre Chiara, oltre alla trave, comunque ci fa anche la coreografia del corpo libero. Chiara Ferrazzi, comunque, essendo un ex atleta, sulla trave è molto precisa, vuole che facciamo le cose in maniera molto precisa e come le dice lei, per essere perfette. Infatti spesso ci dice che comunque siamo state brave, abbiamo fatto il nostro lavoro in maniera corretta, mentre quando c'è bisogno di sgridarci sicuramente ci sgrida e ci fa capire quello che abbiamo sbagliato. Comunque il carattere di Chiara mi piace, perché è tosta, si può dire. È tosta quando deve esserlo, mentre è brava e è più sciolta quando è giusto. Mentre Mauro Di Rienzo, che è il nostro tecnico federale, comunque è molto più severo di Chiara, perché a volte da noi pretende anche troppo e noi non riusciamo a darglielo, quindi si arrabbia e ci chiama teste di legno. Però so che lo dice per il nostro bene e spesso ci manda anche a fare le funi, ma lo ringrazio perché senza di lui non sarei mai arrivata agli europei. Oltre alla ginnastica c'è un'altra cosa un po' pesante che noi dobbiamo affrontare, che è la scuola. Noi dell'Accademia di Roma facciamo scuola dalle 5 alle 8 ed è un po' stressante e pesante farla dopo che abbiamo fatto due allenamenti molto intensi. La maggior parte delle volte studiamo, perché noi studiamo, poi io, soprattutto mia mamma e mio papà mi fanno studiare molto, perché dicono che quando finisci la ginnastica che fai? O sei una capra, o devi essere veramente intelligente per fare l'università. Come lei prova a fare fotocopie, io provo a fare. Per
periodicamente veniamo all'Accademia di Brescia per farci controllare dal direttore tecnico Enrico Casella. La tensione è tanta, perché un conto è fare gli esercizi davanti a Mauro, a casa nostra, davanti a Chiara Ferrazzi, un conto invece è venire qua e farli davanti a Enrico Casella, magari poi fa una selezione per fare delle gare all'estero. Per determinate gare, come ad esempio gli europei, ci si allena per mesi interi, ci si prepara anche fisicamente e psicologicamente. Poi arrivi là, queste durano una settimana e mezzo, poi finiscono. Lì ti rilassi al momento, però poi dopo la settimana devi ritornare subito in palestra perché hai da fare, ti devi preparare nuovamente per altre gare più importanti. La sera la stanchezza è tanta, mi faccio mille domande e una di queste è: ma è proprio questa la vita che vorrei fare? Poi mi addormento, chiudo gli occhi e dico: sì, questa è la vita che voglio fare, voglio arrivare alle Olimpiadi.